Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione del libro La Camilla Baglioni Scarra. Io sono Riccardo Regi, sono un giornalista, sono direttore di una testata online che si chiama vivoumbria.it e si occupa di cultura, spettacoli e di sociale. E curo anche la pagina di spettacoli e cultura nazionali di Gruppo Corriere, Corriere dell'Umbria, Siena, Arezzo, Viterbo e Rieti. Sono stato folgorato da una copertina in tempi non sospetti, prima di essere chiamato, perché la copertina di questo libro che possiamo mostrare, sì, direi, è in realtà una copertina di quelle che eravamo abituati, quelli della nostra generazione, ad avere nella nostra piccola discoteca, soprattutto perché così colorata, così piena anche di grafica. Per quello che vale, faccio i complimenti a Isabella Gambini, che è l'editrice di questo libro, che poi sentiremo. A me sta a presentare gli autori. Comincio ovviamente da Chiara Sabatini, che è, assieme, diciamo, a tante altre passioni, anche la protagonista di una cronaca recente che è avvenuta proprio ieri, perché si è precipitata dopo aver terminato le lezioni a scuola. Lei è insegnante di inglese, si è precipitata con la sua macchina, non era una due cavalli, altrimenti non sarebbe arrivata in tempo, conoscendo noi che ce l'avevamo la due cavalli, qualche cosa veramente fuori. Si è precipitata a Ficulle, dove Claudio Baglioni ha ottenuto e ricevuto una gratificazione personale e umana importante per lui. Aggiungo altre due parole perché poi siamo interessati alla cronaca. Ahimè, essendo io un giornalista e non critico letterario, preferisco fare le domande e, se possibile, dare qualche notizia. Diciamo che Chiara ha un trascorso importante legato al concetto del viaggio che sta dietro e davanti e oltre questo libro, che ha fatto con Pigi Sbaraglia, per Luigi Sbaraglia, collaboratore del Corriere dell'Umbria, autore di testi teatrali, sceneggiatore, amante del cinema, da quello che ho letto in maniera profonda. E diciamo che lei, l'amore per il viaggio, l'ha desunto dai suoi genitori, che l'hanno portata fino in Cappadocia con una roulotte, e poi, diciamo, l'ha in qualche modo nella sua professione, prima di universitaria e poi successivamente di docente, di insegnante, l'hanno portata a organizzare dei viaggi Erasmus, che l'hanno portata fino a questo amore per la Finlandia, che magari dopo ci spiega. Detto questo, io la domanda che ti faccio, la prima domanda che ti faccio, la prima richiesta che ti faccio, raccontaci in breve questo capitolo numero 12 del libro, perché è Umbria. Non lo sapevamo, non lo sapevi tantomeno te, ma questo capitolo numero 12 dell'Umbria, in cui si racconta del rapporto di Claudio Baglioni con la sua terra. Padre Riccardo era un agricoltore che appunto era nato a Ficulle e che lo portava ovviamente nella sua terra natia quando era giovane, e poi ieri è diventata realtà, è diventata cronica. Quindi lasciamo a loro l'opportunità di leggere il capitolo 12, a noi ci racconti che cosa questo Bene, capitolo 12 ha prodotto. Grazie. benissimo. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Sì, Claudio Baglioni ha in qualche modo origini umbre perché i genitori erano il papà di Ficulle e la mamma di Allerona, che sono due paesini vicino Orvieto. Come giustamente mi invitava a fare Riccardo, non vi racconterò quello che c'è scritto in questo capitolo Umbria, ma vi racconto proprio quello che è successo ieri pomeriggio a Ficulle, un paesino dove tra l'altro io non ero mai stata, nonostante io abbia, lui ha detto sono insegnante, quindi ho insegnato ad Allerona un po' di anni fa, dove ho scoperto le origini umbre di Baglioni, perché gli alunni che avevano mi dissero: ah, lei il suo cantante preferito è Claudio Baglioni? Sì, allora sappia che eccetera, eccetera. Quindi ieri, al termine delle lezioni, ho preso la mia macchinina, che non è una due cavalli, ma insomma non è una Spider, quindi è molto piccola, e mi sono veramente fiondata a Ficulle perché sapevo che Claudio sarebbe stato presente per ricevere la cittadinanza onoraria.
E sono arrivata, sono entrata nel teatro di Comunale di Figulle, che insomma, occhio è un po' grande come questa stanza, forse leggermente, sì, un po' più largo e un po' più corto. E sono messa in piedi da una parte, tranquilla, e ho dato il libro a due signore del comune, l'assessore alla cultura e l'assessore al turismo. E piacere, piacere, mi sono messa buona da una parte. Ovviamente Claudio ci ha messo un po' di tempo ad arrivare dalla porta del paese fino a dentro il teatro perché c'erano persone fuori che lo aspettavano e che ovviamente hanno chiesto di farsi foto con lui e hanno chiesto autografi, ma il tutto è stato veramente molto, molto semplice e tranquillo. Era un'atmosfera familiare, estremamente familiare. Quindi Claudio è entrato, c'è stato un professore della Sapienza che lo ha introdotto, il sindaco con la lettera pergamena. Ha consegnato la chiave del paese, Claudio ha fatto due battute, ha raccontato delle sue estati da bambino a Figulle e in altri paesini intorno e ci raccontava che quando tornavano a Roma i parenti della campagna gli regalavano conigli, galline e loro in treno dovevano cercare di nascondere i suoni che mettevano questi animali perché non era, probabilmente dovevano, altrimenti avrebbero dovuto pagare un biglietto. E lui, insomma, anche lui ci ricordava le sue origini umili della sua famiglia e quindi, insomma, non pagavano il biglietto per questi animali. E quindi è andato un po' avanti così questo racconto. Il tutto è durato circa un'oretta e al termine, io stavo in terza fila e in prima fila c'era un carabiniere, un poliziotto, un altro agente in borghese, la sua guardia del corpo, tutti altissimi, tutti enormi. Forse sì. Il solito sono questi. Sì. Insomma, dico che faccio, mi avvicino, non mi avvicino, mi spingo, non mi spingo, perché comunque chiaramente era un mio grandissimo desiderio quello di poterlo conoscere. Appena uscito il libro con Isabella della casa editrice, noi abbiamo spedito delle copie al suo ufficio comunicazione e ci avevano assicurato che gliel'avevano dato. Insomma, ho fatto un po' di faccia tosta, qui in sala c'è qualcuno che mi conosce, lo sa che la faccia tosta non mi manca, quindi mi sono avvicinata, c'erano le due assessori al turismo e alla cultura, io ho fatto un cenno, dico una foto, mi hanno fatto varcare questa sorta di transenna umana di questi ufficiali enormi e io gli ho dato il libro in mano e lui mi ha detto, ma io questo libro già ce l'ho, lo conosco, dico sì, tipo, ho contribuito a scriverlo, cioè, dice, mi dispiace, ancora non ho potuto leggerlo. E, insomma, un paio di battute, tra cui una carina, e non so onestamente da dove mi siano venute le parole, perché comunque è stato emozionante, no? Penso che un po' a tutti noi faccia effetto a stare vicino a un personaggio che almeno per me mi ha accompagnato con le sue canzoni da quando ero bambina, perché le prime canzoni le ho ascoltate da bambina. Insomma, gli ho detto sì, abbiamo scritto questa cosa, ho cercato di contattarla più volte. Tra l'altro nel libro gli do del tu, ma lì non mi è venuto perché è altissimo pure lui, quindi avevo questa sorta di, no? Di distanza, di dislivello. E gli ho detto, dico sì, abbiamo cercato di contattarla più volte, dico però ho cercato nello stesso tempo di non essere invadente. Allora mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha detto, brava, hai fatto bene. Si è messa a ridere, poi mi ha fatto l'autografo sul libro, mi ha ringraziato e con la promessa che avrebbe letto il libro. Quindi, insomma, questa è la cronaca di ieri pomeriggio. Va assunta in qualche modo immediatamente da qualche giornale, perché è stata bravissima e simpatica. Abbiamo in contatto Pierluigi Sbaraglia, possiamo sentire anche lui a questo punto, non so se... Non so come si sentirà, ma è importante che ci sia. Ha avuto un problema personale che l'ha costretto a rimanere a casa e non è potuto venire, ma ci terremmo a salutarlo brevemente. Sì, un attimo che ti metto in viva voce. Allora, Pigi, siamo qui e vediamo se ci facciamo la prova. Pierluigi, ci senti? Sì, ora mi sento. Allora, intanto auguri per tutto, grazie di aver partecipato comunque, anche se telefonicamente, a questa nostra diretta di presentazione del libro.
Vengo subito al dunque, visto che io ti ho presentato per la parte importante che hai e che rivesti sia nello studio che nella tua attività di giornalista e di scrittore. Posso chiederti una cosa, visto che ho conosciuto Chiara soltanto ora? Com'è che siete andati d'accordo fino alla fine del libro? Ma il libro è nato perché io mi sto occupando di grandi mitologie da un po' di tempo. E dal passato mi sono occupato di Paolo e Francesca, e poi ho fatto un excursus per il Novecento attraverso l'Alfa Romeo e grandi personaggi che le hanno accettate, dove tutti le hanno usate e sono passati attraverso queste strutture. Una tecnologia molto contemporanea che fa molto anni 70 era questa, insomma, di Claudio Baglioni e della sua Camilla, che è un'automobile che io ho avuto, diciamo, nella mia giovinezza. E quindi, unendo la mia passione con quella di Chiara, è venuto fuori questo libro, questo viaggio in quest'epoca e dietro a tutte le mitologie. Senti, tu sei un esperto di auto e di motori, un amante, ma questa due cavalli, che cosa aveva di speciale quando l'hanno tirata fuori, quando è arrivata, quando, diciamo, ha cavalcato le strade dei nostri anni 60 e 70? Che cosa aveva di così particolare? Che aveva... Diciamo che la Pometta è nata come un'automobile per contadini, l'hanno progettata per trasportare delle uova, patate, vino. Poi invece è diventata la macchina del giovane, cioè ha cambiato totalmente aspetto, strada, significato, senso. Questa autovettura è diventata l'auto del 68, della libertà, dei primi viaggi da ragazzi con la tenda, e quindi ha assunto un'altra simbologia. È diventata proprio l'auto della libertà giovanile. Certamente. Senti, un'altra domanda. Quando uno scrive un libro in forma dialogica, diciamo... questo colloquio si arricchisce di tante cose. Io penso che Baglioni non ha letto il libro, ma molte cose nemmeno lui le conosce, secondo me, perché è così pieno di particolari e di cose così interessanti. Ecco, ti chiedo, qual è stato il momento più bello di questo vostro dialogo? Quando è che vi siete detti e avete capito che eravate entrati realmente in sintonia? Perché ci sono 16 capitoli e quindi 16 storie. Ecco, qual è il capitolo, se ce n'è uno, che ha aperto la chiave a tutte le altre porte? Ma guarda, noi abbiamo iniziato raccogliendo del materiale, no? Poi, come sistemarlo, ci siamo detti perché non fare un dialogo, cioè fare della radio. Io, per esempio, in vita mia, quando ero ragazzo, avevo 14 anni, ho iniziato subito a entrare nel mondo della comunicazione, ho iniziato a fare radio, le prime radio libere. E questo tipo di linguaggio, no? Di batti becco, di... dare la battuta all'altro, fare da spalla all'altro, poteva essere una chiave simpatica e forse godibile per leggere il libro. Spero che lo sia, insomma. Assolutamente. Senti, ti posso chiedere, visto che il libro ormai è uscito da tempo, poi lo chiederò anche a Chiara, se c'è un complimento che ti ha fatto particolarmente piacere al termine di questa lettura da parte di qualcuno che ha letto il libro e ti ha chiamato e ti ha detto: sai, Pierluigi? Sì, guarda, c'è una persona che ci ha detto: sembrate Pianello quando ti beccate tra di voi nella scrittura. E questa è stata una cosa che mi ha reso particolarmente felice. Bene. Noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, Pierluigi. Complimenti per questo bellissimo libro, che vale la pena veramente leggere, anche per le tante nozioni che tu metti dentro. Perché se Baglioni non sa molte cose probabilmente della sua stessa vita, neanche noi sappiamo tante cose dei motori che tu ci hai raccontato e del fascino che hanno. E quindi ti salutiamo caramente. Ciao, grazie. A voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Dunque, prima di tornare a Chiara, io vengo a Isabella Gambini, che è l'editrice di questo libro, e le chiedo, ovviamente... ha esperienza di tanti volumi, di tante storie, di tanti racconti importanti,
ho avuto l'opportunità di essere omaggiato delle sue guide, che sono straordinariamente interessanti, belle, graficamente molto attraenti. E la curiosità è sempre questa: quando tanti hanno proposto questo titolo, non so se c'erano dei precedenti che ovviamente hanno facilitato la vostra conoscenza, ma quando ti hanno detto noi abbiamo quest'idea, tu che hai pensato? Mi sono messa le mani nei capelli. Ecco. Allora, scherzi a parte, c'è una conoscenza pregressa con Luigi Sbaraglia, che ha già pubblicato dei libri con me di grande successo, perché Uno Malacarza è stato tra i due libri più venduti della casa editrice, quindi andavo sicura proprio anche sulla capacità di scrittura di Luigi. Non conoscevo Chiara, quando mi hanno passato il manoscritto, ho detto: ma qui sta succedendo qualcosa di importante. Oltretutto, a parte Chiara, che è spiritosa, scrive bene, insomma, ho trovato, ero spaventata da una parte per le quattro mani, perché ho detto: adesso che facciamo? Cioè, un libro scritto così a due mani, insomma, diventa difficile capire come si concilia la scrittura di uno e la scrittura dell'altro. Quindi il lettore come si orienta in questo viaggio? Oltretutto il soggetto, insomma, si tratta di un soggetto un po' particolare, per cui invece quando ho letto il libro mi sono resa conto proprio del valore aggiunto che Chiara poteva dare con la musica accanto appunto ai motori, che sono i due temi importanti. Poi ho fatto un'altra considerazione, ho detto: ma siamo quattro protagonisti umbri, perché bene o male, due autori umbri, un editore umbro, Baglioni ha di origine umbra, quindi ho detto: il cerchio si chiude perfettamente. Quindi questa cosa effettivamente mi è piaciuta molto anche nella proposta del libro. Considerate che il libro è stato già presentato alla Camera dei Deputati a Roma, perché ho voluto dare appunto risalto a Roma come città attuale di Baglioni e l'Umbria come città natale nostra, dell'autore, dell'editore e sua. E queste sono state, diciamo, un po' le motivazioni che mi hanno spinta. Naturalmente la cosa più importante è il fatto che ho trovato questo libro, un libro che poteva dare un contributo culturale importante anche ai ragazzi, perché Baglioni non è amato solo da noi, classe 60, 70, 80. Baglioni piace anche ai ragazzi. Io ho mio nipote che ha 15 anni e ascolta alcune canzoni di Baglioni. Quindi, in qualche modo, questa proposta di questo libro mi sono detta: beh, è un revival per noi, ma è anche un modo per far conoscere ai giovani uno spaccato di vita sociologica di quegli anni. Quindi rappresenta secondo me un piccolo contributo che abbiamo dato importante alle generazioni anche di oggi e anche future. Speriamo che questo dialogo è aiutato anche dal fatto, scusate, avevo pensato di spegnere, perdonatemi. Graficamente questo dialogo è aiutato anche perché graficamente accompagnato, a seconda che parli chiaro, per Esatto. Luigi, da una grafica molto semplice, compare la due cavalli per quando parla Pierluigi, compare un disco per quando Esatto. parla Chiara, insomma è molto semplice da seguire. E però è anche molto interessante perché i due simboli sembrano distanti, ma poi sono molto più vicini di quello che possa apparire. È un dialogo che è una bella conversazione. Spesso mi è sembrato di percepire anche tra amici. Io volevo chiederti, graficamente, la copertina, sono molto incuriosito da questo, tu me. Sì. Allora, devo essere sincera, quindi l'idea della copertina è venuta dagli autori, in realtà è un'illustrazione creata ad hoc, quindi esiste proprio come illustrazione, e abbiamo voluto ricreare con i font del titolo, questo invece è il nostro, della casa editrice, un richiamo agli anni 70, che è un po' poi, diciamo, il viaggio che loro compiono. E quindi l'illustrazione esiste, è stata acquistata. È fatta da un autore, non ricordo neanche il nome perché mi passa no, è sta pagina 2. Allora, l'illustrazione si chiama Mario Valentino, sì, di Terni, sì. E siccome riteniamo importante, ai fini proprio anche della vendita del libro, il valore della copertina, perché naturalmente il primo approccio non è solo il nome, ma anche si compra con gli occhi in qualche modo. Benissimo. Quindi abbiamo investito anche in questo senso.
il richiamo del segno appunto all'interno per contraddistinguere quando parla Yara e quando parla PG nasce sia per facilitare il lettore, ma anche perché tutto sommato sono legati al fatto che è un viaggio nella musica, quindi c'è anche un richiamo al significato del libro. Senti, ma a te Pagnoli ti piace come cantante? È tra i miei due cantanti preferiti, quindi anche per me come per Chiara è stato un sogno. Allora, accompagnato dall'adolescenza fino all'età adulta. Diciamo che si spiega il perché, ecco, investimento. Senti, l'ultima domanda, c'è una presentazione che TV le farà a questo punto? C'è una presentazione, mi hanno chiesto, sì, l'assessore alla cultura vuole Chiara e vuole Piggi a questa presentazione che faremo nel mese di dicembre. Ecco, abbiamo tanti appuntamenti perché questo libro sta esplodendo, sta andando molto bene, saremo a Roma di nuovo, ci hanno chiamato in varie città d'Italia, Bologna, Genova, Milano, e quindi loro con la due cavalli. Vabbè, lei è abituata a viaggiare, Chiara, esatto. Riprenderà il... Siamo molto contenti dell'andamento del libro, sta avendo tanta attenzione, anche giornalisti insomma ci contattano, è nato un ufficio stampa involontario, lo chiamo io. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, ma sei stata tu a fare in modo che ieri, visto che oggi facevamo questa cosa, essere la città di... Certo, è tutto studiato. È riuscito benissimo, complimenti, sei stata... Grazie. Siccome ci hanno chiesto di rispettare i tempi, abbiamo, come dire, un'ultima raffica di domande per Chiara. La prima che vorrei fare è questa, cioè c'è una parte, compare a un certo punto un docente universitario, credo americano, comunque, che si chiama Ciabattoni, che ha... diciamo innalzato la scrittura di Claudio Baglioni tra quelle che noi avremmo comunque inserito, perché saremmo credo tutti d'accordo nel pensare che De André meriti un po' come Puccini, no, di essere inserito nel novero di coloro che hanno scritto e lasciato cose interessanti dal punto di vista della scrittura del testo. Ecco, questa cosa, Baglioni la sa, c'è questo professor Ciabattoni. Questo non lo so, non glielo ho chiesto, però è stato interessante per noi scoprirlo, perché comunque c'è tutta una parte della critica che appunto lo critica anche aspramente per un buon periodo della sua carriera. E poi invece piano piano c'è un cambiamento di rotta anche nella critica, e anche dopo l'intervento di questo professore che dice che comunque nelle canzoni di Baglioni possiamo anche ritrovare delle citazioni letterarie, come ad esempio citazioni da Pasolini, l'indirizzo della critica cambia. E a proposito di questo c'è una cosa che mi piace, un aneddoto che mi piace ricordare. Nell'85, dopo l'uscita della Vita Adesso, una giornalista, Serena Iannicelli, intervista Baglioni chiamandolo Puccino arruffato, e d'altra parte lo chiama anche il vate dei buoni sentimenti, e lui si secca di questa cosa perché dice: dai con questa storia del vate dei buoni sentimenti, ma chi è che nelle proprie canzoni incita le persone ad ammazzare? Quindi no, insomma, Baglioni, noi siamo abituati a vederlo sempre molto composto, e anche lui in qualche modo qualche volta ha perso la pazienza. C'è una frase fra le tante che probabilmente tu ricordi che è importante sottolineare dal punto di vista della testimonianza testuale, cioè della ricerca, che ti è rimasta particolarmente impressa e che merita di essere particolarmente ricordata, visto che Ciabattoni l'ha fatto, chiedo a te. Ora, una frase, una così, no, non mi viene, ce ne sarebbero tante. La ricerca è stata lunga ed è stata una scoperta continua, anche perché io gli anni 70, sì, l'ho vissuti, ma da bambina, ero piccola. Quindi il primo Baglioni in realtà l'ho conosciuto che ero già un po' più grandicella. E ricercare articoli, quindi abbiamo fatto tutta una ricerca sia di archivio proprio fisico in biblioteca, sia online, e quindi andare a cercare articoli e libri che parlassero di lui è stato veramente interessante. Ora, una frase singola onestamente no. Però c'è una canzone che tu anche da insegnante hai
voluto promuovere con i tuoi studenti, e questa probabilmente conterrà qualcosa di importante, no? Sì, questa è Viva l'Inghilterra e contiene qualcosa di importante, soprattutto è questo ritornello, viva viva l'Inghilterra, no? Pace, donne, amore e libertà. Quando io ero ragazzina, la prima volta che presi l'aereo per andare in Inghilterra, la canticchiavo e al check-in mi guardavano tutti, insomma, le hostess di terra mi guardavano un po' male. Però partivo con questa canzone nelle orecchie, con lo zaino, e c'è un verso di questa canzone che è «Quanta roba porca loca», riferito all'inglesina. E per me per 40 anni ha significato soltanto ed esclusivamente lo zaino enorme con cui anch'io partivo. Poi lavorando con Pigi, così chiacchierando, nel libro lo troverete, perché poi noi abbiamo anche riportato dei battibecchi che sono realmente accaduti tra noi, e uno è questo, che quando io gli ho detto, ah, dico sì, dico, anche io c'avevo tutta questa roba, e lui mi ha guardato e mi ha detto, no, cioè, forse tu non hai capito che questo quanta roba non era riferito allo zaino. Dico, ma no, è impossibile. Poi ho cominciato a chiederla ad alcuni miei amici, uomini, e mi hanno detto, ma davvero non ci avevi mai pensato? Dico, vabbè, dico, no, non ci avevo mai pensato. Quindi, insomma, no, questo percorso di scoperta, di conoscenza, anche di punti di vista diversi, perché scrivere in quattro, prima gli hai chiesto a Pigi ed ha un po' evaso come avete fatto ad andare d'accordo, con lui è facile perché lui è una persona estremamente tranquilla, quindi, insomma, no, però è stato bello perché abbiamo scoperto punti di vista diversi, insomma, siamo due anime molto diverse, nel libro viene fuori, perché io sono un po' l'anima più emotiva, più passionale, lui è l'anima un po' più razionale, più tecnica della situazione. Certo. Nel libro sono contenute dei contributi importanti, lei ha citato quelli di uno studio, di un'indagine bibliografica importante, interessante, variegata, penso che siano addirittura una decina di pagine dove troverete tutti i riferimenti che sono serviti alla stesura del libro. Ma è stata anche autrice di interviste, cioè è andata sul campo. E devo dire che leggendo appunto queste parti c'è un'immagine molto bella di questo casolare di Otricoli dove Baglioni ha soggiornato, diciamo, presumo che abbia soggiornato con tanta roba, suppongo, insomma. Non però c'ero. Accompagnato da tanta roba. E lei è riuscita a scovare. Ecco lei che i casolari sono in grado di aver messo a disposizione qualche anno dopo. Ci dici qualcosa sì. della signora e delle altre interviste? Sì, la parte dell'intervista è stata una parte estremamente divertente e anche un po' quasi un sogno che si è realizzato, perché fare in qualche modo la giornalista mi è sempre piaciuto. Il mio mito da piccola era Oriana Fallaci, quindi insomma no, mi sono sentita l'Oriana Fallaci di Noantri, diremmo. Siamo stati messi sulle tracce di questa signora dal papà di un mio amico, in realtà, perché Otricoli è un paesino vicino Terni e io ho degli amici che abitano ad Otricoli, e questo signore mi ha detto, ma guarda che casolare dove è stata girata Ragazza di Campagna è parte di un film, del film di cui noi parliamo nel libro, cioè della signora Elena Masini, se vuoi ti do il numero. Io l'ho contattata, mi ha ospitato ed è stato estremamente piacevole, perché poi mi ha fatto vedere tutti gli ambienti, ora ristrutturati chiaramente. Quando Baglioni ha girato il film di cui noi raccontiamo la storia e il video di Ragazza di Campagna era diroccato. Però insomma mi ha fatto vedere tutti i posti, quindi sono andata lì, toccavo le pareti, le piastrelle di queste pareti, mi ha fatto vedere dove stava il camino che lui aveva acceso. E è stato estremamente piacevole, anche perché, insomma, in qualche modo dirà, qui c'è stato Baglioni, dai, ti fa un po' effetto, no? Anche a distanza di tanti anni. Certamente. Ho chiesto, e chiedo anche a te allo stesso tempo, c'è un complimento che hai ricevuto che ti ha fatto particolarmente piacere alla fine e al termine di questo tuo lavoro? E da parte di chi, ovviamente? Sì, la battuta che ha citato prima Pigi, sicuramente, che è della professoressa Stefania Parisi, che ci ha presentato a Terni. Ma un complimento che mi ha fatto molto piacere è stato ricevere un'email da parte di Michele Bovi, che è ex capo redattore del TG2, a cui ho potuto fare un'intervista e ci ha raccontato
di questo film che era scomparso, sarebbe dovuto andare in onda, ma poi non è più andato in onda, e tanti anni dopo è riapparso. E quindi ricevere i complimenti da un giornalista, da un caporedattore Rai, mi ha fatto veramente piacere. Il momento più complicato e delicato mentre stavate facendo questo libro, se c'è stato e qual è stato e perché, dov'è che vi siete incagliati, se vi siete incagliati? Ah, io direi che non ci sono stati momenti complicati dove ci siamo incagliati. Era questa idea, l'idea di scrivere questa storia, doveva essere una storia, poi è venuto fuori un libro, è nata nel 2020 quando stavamo in lockdown. Quindi c'era anche bisogno di un po' di leggerezza, di un po' di evasione, di viaggiare. In quel momento io, insomma, come lui ha ricordato all'inizio, amo molto viaggiare, non ci sto tanto a casa. Però in quel momento ci sono dovuta stare per forza, Pigi lo stesso, e quindi diciamo che non ci sono stati momenti difficili, ma anzi è stato proprio, no, un'occasione per viaggiare, anche se solo virtualmente. Tuo figlio ha 18 anni, qualcosa gli piace di Baglioni? Oddio, mio figlio ha 18 anni, suona la chitarra, rock, e per tanti anni ha fatto saggi. Io ho provato a chiedere, dico, ma dai, prova a chiedere se ti fanno fare una canzone di Baglioni, non c'è stato mai verso. Diciamo che in questa opera, in questa fase, quando mi vedeva scrivere, comunque era curioso, ha letto, lui è, insomma, a lui piacciono molto le materie umanistiche, quindi ogni tanto veniva e mi diceva, ma qui una virgola, qui un punto ci sarebbe meglio. Però ecco, proprio un amante di Baglioni, quello no. Isabella, questo è importante, questo diventerà un altro autore, un dialogico diverso. Vengo alla domanda delle domande: quando uno scrive un libro mette certamente, nel caso di Baglioni, tante cose che ci lasciano le cronache, ci lasciano i suoi dischi e ci lascia la sua intensa attività, 60 milioni di copie, non si vendono certamente tutto facilmente. E ti chiedo, c'è sempre però una componente autobiografica. Io ho scherzato con tuo figlio perché volevo introdurre l'altra componente, perché in quei viaggi che prima dicevamo Chiara affrontava con i suoi genitori, c'era anche la parte in cui lei metteva, allora non credo ci fossero le cuffiette, metteva i dischi di Baglioni e i genitori erano costretti, diciamo, in qualche modo ad ascoltarlo. Ecco, al di là di questo episodio che tu mi hai gentilmente raccontato e confessato, ecco, in questo libro qual è la parte tua biografica, autobiografica, che senti così profondamente tua, che ti ha gratificato e hai voluto raccontare? Ma tutte le parti in cui si parla di viaggio. E c'è una parte in cui parliamo anche di Erasmus, in cui parliamo di progetti online con i ragazzi, perché come dicevi prima, io ho usato anche Viva l'Inghilterra per l'inizio di un progetto online con tra i miei ragazzi italiani e ragazzi di altre nazioni. Quindi sicuramente tutto ciò in cui si parla di viaggio, facciamo anche riferimenti alla letteratura americana, alla letteratura inglese, insomma abbiamo trovato dei collegamenti. Quello sicuramente è un po' una parte che io sento più mia. E poi ci sono tanti personaggi che non stanno nel libro ma che stavano con me mentre scrivevo. L'ultima domanda la faccio a Isabella, e ti chiedo, Isabella, leggendo il libro, qual è la parte che ti ha più convinto, la parte che ti ha più appassionato, che hai sentito più tua? Se c'è una parte, diciamo... Ah, guarda, allora, diciamo che tutto il libro mi ha trascinato dentro. C'è un punto in cui Chiara cita un verso della canzone Le vie dei colori. E vi dico questa citazione proprio a proposito del viaggio, che poi è un viaggio che noi compiamo dentro noi stessi. Bella mia, io vado via e non ti porto con me. C'è un viaggio che ognuno fa solo con sé. Quindi questa citazione e altre mi ha fatto anche proprio riflettere sul valore che Baglioni ha avuto per me nella mia adolescenza, ma che potrebbe avere anche avuto a livello universale per altre persone, che con le sue canzoni in qualche modo ci ha dato risposte, ha placato dubbi e ci ha portato in viaggio, perché poi la canzone ha questo grande potere di portarci in un luogo ideale, in un luogo magico in cui noi possiamo trovare quello che stiamo cercando. Bene, io, se non ci sono domande, chiuderei qui, perché siamo tenuti a rispettare gli orari ed è giusto per gli altri che arriveranno dopo di noi.
A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione che ci avete dedicato e speriamo di averne in qualche modo incuriosito voi nella lettura di questo libro che merita davvero di essere letto e magari tenuto ogni tanto sul comodino, perché come amiamo, no, raderci per noi uomini, magari, che ne so, catticchiare sotto la doccia per le donne, un motivetto fa sempre bene, no? E Baglioni indubbiamente i motivetti belli li ha scritti. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Scusate, grazie di essere stati qui con noi e aggiungo soltanto un'ultima cosa. In questi ultimi anni Baglioni ha ripreso a fare concerti e quando termina un concerto ci dice sempre che dobbiamo continuare a sognare. Quindi continuiamo tutti a sognare.